sul ponticello un modesto scrivano, la moglie e due figlie, la moglie bella messa in carne, le figlie cicciottelle vestite ancora estivamente. Sotto l'insaldatura da piedi e anche loro sotto la polvere. Ma Martino, le ragazze, ecco, ci si potrebbe sedere qua. Oddio, no papà, ma da qua non si vede nulla. No, ma che dice? Si vede benissimo, si vede perfettamente quando la processione uscirà dalla chiesa e passerà di qua. Ma prego, si accomodino. No grazie, sa, noi ci si viene per areggiarci un pochettino la mente, non per mangiare. No, ma prego, se la può areggiare anche seduto la mente. Prego. Si accomodi. Ecco, si accomodino. Signora, prego. Ecco. Ma certo, se questo signore è chiamato così della nave, amico, ci deve essere, io penso, ecco, una leggenda nella quale probabilmente i suini avranno qualche parte. Che parte volete che abbiano i maiali? Non bestemmiate! Il signore della nave